Buongiorno ragazzi, benvenuti con questo nuovo video sulla mia moto Morini Xscape 650. Volevo illustrarvi un po' le diverse impostazioni e le modalità di navigazione tra i vari setting del display TFT di questa motocicletta. Questo video è stato girato su questo splendido punto panoramico con vista Vesuvio e questa è Pagani, la mia città in provincia di Salerno. Guardate che meraviglia! Splendido, oggi è una bella giornata, fa un pochino freddo, ieri è nevicato sui monti qui intorno e c'è giusto un po' di vento. Per arrivare fin qui ho dovuto affrontare un piccolo percorso off-road, mi sono divertito abbastanza ed ho anche sporcato un po' la moto, mi sa che dopo mi tocca lavarla, ma fa nulla. Bene, andiamo a vedere come funziona questo splendido display TFT. Lo schermo ci offre due modalità, quella classica e la modalità chiamata riding mode. Praticamente navigando con le freccette sul blocchetto possiamo impostarla premendo set. Questa è la schermata di base, modalità ride. Praticamente quali sono le informazioni che ci appaiono sul display? Abbiamo la barra contagiri bella grande, stile GS. La barra si illumina man mano che i giri motori salgono e i numeri si ingrandiscono andando in evidenza, evidenziandoci il numero dei giri motori. Abbiamo al centro l'indicatore della velocità bello evidente, l'ora, il simbolo del Bluetooth che indica che il mio cellulare è connesso al Bluetooth della moto, l'indicatore delle marce inserite, l'odometro con i chilometri della moto. Io ho percorso con la mia motocicletta 566 km. Ride è la modalità impostata in questo momento, il trip viaggio 1 con i chilometri parziali che possiamo azzerare e impostare per contare i chilometri che facciamo da un pieno all'altro o durante i nostri viaggi. Abbiamo a disposizione due trip. Poi abbiamo l'indicatore della temperatura del liquido di raffreddamento e l'indicatore del carburante. Col pieno abbiamo 8 tacche a disposizione, io adesso ne ho 3. Quando le tacche diventano 2 inizia a comparire qui sul lato i chilometri residui che possiamo ancora percorrere con 2 tacche di benzina. Grosso modo questa informazione appare quando abbiamo a disposizione circa 70-60 km ancora da percorrere. Poi quando l'ultima tacca diventa rossa vuol dire che siamo in riserva, abbiamo ancora a disposizione 4 litri di benzina nel serbatoio e dobbiamo raggiungere il primo benzinaio disponibile. Poi qui abbiamo questo simbolo, possiamo premere set ed ecco qui entriamo nella schermata impostazioni, dove possiamo trovare, premendo set, tutte le info generali sulla motocicletta. Abbiamo la data, oggi mi indica 26 gennaio 2022, e in realtà è il 28 febbraio, però questa è una problematica della motocicletta, la data spesso impazzisce. Poi troviamo i chilometri che mancano al prossimo tagliando. Nel mio caso mancano 433 chilometri al primo tagliando della motocicletta, che è quello di fine rodaggio. Abbiamo le informazioni che riguardano il trip viaggio 2, nel mio caso è uguale al trip viaggio 1 perché non li ho ancora azzerati. Abbiamo le informazioni riguardanti la pressione delle gomme delle pneumatici posteriori e la pressione del pneumatico anteriore, il voltaggio della batteria e la temperatura della moto. E navigando ancora con i blocchetti premiamo il pulsante back, con la freccetta scendiamo sotto ed ecco qui abbiamo le modalità di connessione. Possiamo connettere con la moto, gli interfoni e il cellulare. Insomma, per connettere il cellulare basta fare la ricerca con Bluetooth del cellulare della motocicletta a quadro acceso, uscirà la voce Xscape sul cellulare, basta premere abbina e il cellulare automaticamente sarà abbinato.
In questo modo noi possiamo gestire direttamente le chiamate in entrata e in uscita con i blocchetti della motocicletta, dopo vi farò vedere, e da qui invece possiamo connettere gli interfoni. Premiamo il pulsante back, andiamo a vedere le altre impostazioni. Abbiamo qui le diverse modalità di schermo che possiamo impostare. Premiamo set su vista, ecco qui. Allora possiamo impostare la modalità vista schermo, premo set, automatica, giorno oppure notte. Praticamente io ce l'ho impostata su automatico, poiché questa è la modalità del display che diventa a fondo scuro o a fondo chiaro in base alla luminosità, quindi se è giorno o se pure o se invece è buio. Poi abbiamo la luminosità dello schermo, possiamo impostarla in automatico o in manuale. Io l'ho impostata su manuale e ce l'ho sempre a massimo. Potremmo decidere di impostarla anche in automatico, dove ci regola la luminosità dello schermo in base alla luce esterna, ma lo sconsiglio perché in situazioni di troppo sole il display potrebbe impostare automaticamente una luminosità troppo bassa e diventare troppo scuro e illeggibile. Meglio tenerla su manuale e sempre al massimo. Poi abbiamo lo sfondo, come vi dicevo, dove cambia semplicemente la fantasia del display da modalità ride a modalità off ride. Dopo vi farò vedere. Questa è l'impostazione di sistema. Premiamo set, possiamo impostare la lingua cinese, inglese e italiano, le unità di misura metrico e imperiale, l'ora e la data. La data, come abbiamo visto, dopo è da reimpostare. Torniamo indietro. Qui su musica possiamo gestire la musica presente sul cellulare con i blocchetti della motocicletta, nel caso in cui abbiamo connessi gli interfoni, e ascoltare la nostra musica all'interno degli interfoni. Back, cellulare, set, ecco qui, ci appaiono le ultime chiamate. Ovviamente Vincenzo Russo, il mio amico concessionario Moto Russo di Pagani, e possiamo gestire automaticamente le chiamate in entrata e in uscita. Premendo il pulsante back possiamo terminare la chiamata, premendo il pulsante set invece iniziamo la chiamata della lista delle ultime chiamate in entrata, ecco qui che ci appare sul cellulare come abbiamo visto. Poi ai lati del display abbiamo questo simbolo che praticamente indica che sono accese le luci di posizione. Se io invece vado ad accendere i fari, il simbolo scompare. Quindi a fari accesi non vediamo nessun simbolo. A fari spenti, con le sole luci di posizione di una accese, è acceso il simbolo delle luci di posizione. I simboli ai lati del display a me non sembrano illuminati a LED, sinceramente mi sembrano illuminati con classiche lampadine. Qui abbiamo la spia dell'ABS che quando accendiamo la moto scompare dopo aver raggiunto una velocità di circa 5 km orari. Torniamo al nostro display, questo è il Trip 1, possiamo passare con la navigazione premendo set e poi le freccette Trip 1 e Trip 2. Ripremiamo back, andiamo sempre con la freccetta sul right, premo set e imposto la modalità off-road. Premo set e l'off-road è impostato. Cosa cambia rispetto alla modalità right? La scala del contagiri, che passa da stile GS a questa fantasia con ruota tassellata. Non cambia la mappatura della moto. L'unica cosa che possiamo modificare rispetto alla modalità ride è la disattivazione dell'ABS. Per disattivare l'ABS si fa in questo modo, quindi con le freccette ci portiamo sempre qui su modalità off-road, premiamo set, lo impostiamo, poi premiamo a lungo il pulsante set ed ecco qui che ci appare ABS on, lo possiamo disinserire navigando sempre con la freccetta, andiamo su off, premeremo set, lo abbiamo disinserito. Questa impostazione è settabile solamente con modo ferma e bisogna poi, per riattivare l'ABS, spegnere di nuovo la moto e rifare tutto questo passaggio. E l'ABS si può disattivare solamente su
modalità off-road impostata. Noi torniamo a ABS on perché il piccolo sterrato che ho fatto per arrivare qui non ne richiedeva di disinserire l'ABS sinceramente, quindi sono arrivato qui con ABS attivato. Bene, andiamo a vedere perché mi sa che ho lasciato il display su modalità notte automatica. Su modalità notte andiamo a rimetterlo sulla modalità automatica, quindi navighiamo sempre con i nostri pulsanti, premo set, andiamo sulla modalità schermo, set, vista, e lo rimetto su automatico. Set, automatico, back, ed eccolo qui. Mi vado a rimettere su modalità right, perfetto. Quello che possiamo cambiare sono anche diversi stili di sfondo, ve lo faccio vedere in ultimo. Abbiamo diversi stili di sfondo, 4 per la modalità ride e 2 per la modalità off-road. Io ce l'ho su dirt, vi faccio vedere se imposto, adesso non si vede bene, praticamente pur è una schermata tutta buia, dirt invece abbiamo lo sfondo stile terreno, asfalto spaccato, insomma. Per la modalità ride possiamo impostare i seguenti sfondi: uno sfondo road che ci mostra, illustra uno sfondo di una strada, pur abbiamo uno sfondo tutto scuro, dirt come per off road abbiamo lo sfondo di uno sterrato, una strada spaccata, insomma, e next è quello là che è impostato di base adesso con una fantasia tutto a quadratini. Questa è l'ultima impostazione che vi volevo far vedere che potevamo impostare. Questi sono i diversi set che possiamo impostare navigando all'interno delle impostazioni del nostro display di TFT. Quindi sul manubrio della moto abbiamo questi blocchetti che sono illuminati, retroilluminati di notte. Quindi sul blocchetto di sinistra troviamo l'indicatore, per il pulsante per attivare gli indicatori di direzione, questo pulsantino che ci permette di attivare le quattro frecce, dietro questo pulsantino che ci permette di abbagliare, il clacson, le freccette per navigare e set e back per impostare i vari setting. Da quest'altro lato abbiamo, scusate, ho fatto una gaffa, questo pulsantino serve per attivare gli abbaglianti fissi e disattivarli, con quello posteriore possiamo lampeggiare. Da quest'altro lato invece abbiamo il pulsantino per attivare le quattro frecce, l'interruttore di corrente della moto, il pulsantino per accendere e spegnere i fari e la messa, il pulsantino per accendere la moto. Sul manubrio ho installato questo portacellulari, per ora non mi ha dato problemi, il cellulare si posiziona in questo modo, possiamo, ecco qua, andare a modificare in base alla larghezza, alla grandezza del display del nostro cellulare, la presa di questo portacellulare, poi lo possiamo stringere e con questa molla che andiamo ad appigliare bene sui quattro angoli, il cellulare è ben fisso e non si muove. Possiamo metterlo in posizione verticale o orizzontale, l'ho trovato su Amazon, per adesso è uno di quelli di fascia veramente veramente economica che mi soddisfa di più. Bene, questo video sulle varie impostazioni del display TFT della motocicletta è terminato. Vi annuncio che mi sono arrivati i paramani, guardate qui che bel cielo riflesso negli specchietti, mi sono arrivati i paramani e le barre di rinforzo per la piastra porta bauletto. Il prossimo video vi mostrerà come sono fatti i paramani e come saranno montati, come montano sulla moto i paramani originali. Non mi resta che seguirmi, mettiamo in moto ed ecco qui
la barra contagiri si illumina in base ai cibi dei motori, evidenzia i cibi dei motori. Benissimo, a presto.